Il protagonista del cinema B-movie all'italiana ci svela segreti e retroscena sulla sua vita privata, ma non è tutto oro quel che luccica. La sterminata carriera di Alvaro Vitali, anche noto come lo storico personaggio di Pierino, è iniziata grazie a uno dei più grandi registi italiani. Fu infatti Federico Fellini a scritturarlo per la prima volta nel 1969. Di lì in poi, Alvaro Vitali lavorerà con Fellini a numerose pellicole, ad esempio I Clown e Una carriera nel cinema dei B-movie all'italiana, però, è quella che gli ha portato la maggior parte della notorietà. I film per cui tutti se lo ricordano sono infatti quelli che fanno parte della saga di Pierino, da Pierino contro tutti a Pierino medico della AUB, da Pierino colpisce ancora a Pierino torna a scuola. Ma come sta andando oggi la vita per Alvaro Vitali? Forse non proprio bene quanto si sarebbe. I problemi economici e la malattia, l'attore comico romano sta oggi affrontando un periodo di crisi nella vita, da una parte i problemi economici e dall'altra la malattia. Alvaro Vitali soffre infatti di una grave forma di asma bronchiale. E per quanto riguarda la pensione? Il punto è questo, durante gli anni di lavoro come attore, sembra che gli siano stati versati solo un terzo dei conti, molto meno di quanto sarebbe stato giusto e decoroso, la conseguenza è una pensione di soli 1000 euro, con cui è difficile sopravvivere in una grande città come Roma. La lunga crisi dovuta alla pandemia da Covid, la preoccupazione per il suo stato di salute che lo rende un soggetto fragile e particolarmente a rischio per quanto riguarda un eventuale contagio da coronavirus non lo hanno fatto vivere. A questo punto non ci resta che sperare che le cose per Alvaro Vitali migliorino. Perché, a dire il vero, nessuno vuole vedere Pierino in difficoltà.